Ultimi appuntamenti di campagna elettorale per il candidato alla presidenza della Regione Giovanni Legnini, sostenuto da diverse liste civiche e dal centrosinistra. Ieri Legnini ha incontrato la sua Chieti nella sala del Supercinema, gremita e plaudente. Introdotto dalle battute d'Induccio, Legnini ha ricordato i punti principali del suo programma, uno su tutti, il lavoro, per i giovani e per i meno giovani, per chi non ce l'ha, per chi l'ha perso e per chi lo cerca. Poi ancora una sottolineatura di quella che definisce invasione ossessiva e propagandistica di vicepremier, ministri e cavalieri, persone che comunque abbandoneranno l'Abruzzo il giorno dopo il voto. Fiducioso nell'esito finale delle urne, Legnini parla anche di grande recupero della sua coalizione. Si sta verificando qualcosa di straordinario, una grandissima partecipazione, una crescita di consenso, di fiducia nella possibilità che noi possiamo farcela, possiamo vincere queste elezioni contro le previsioni di qualche settimana fa e contro una vera e propria invasione, una nuvola propagandistica che sta producendo l'effetto contrario, l'effetto di risvegliare l'orgoglio, il senso di autonomia della nostra regione che vuole decidere la sua sorte. Abbiamo dato priorità, indicato priorità ben precise, lavoro, 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 abbiamo declinato questo obiettivo con misure precise, quelle rivolte ai giovani, quelle rivolte a chi sta all'estero e vuole tornare, quindi gli incentivi alle imprese, quello di chi vuole formarsi e vuole tornare, i giovani in cerca di occupazione, coloro che hanno perso il lavoro, le misure a sostegno delle imprese, delle piccole e medie imprese, micro imprese, delle imprese innovative, delle imprese verdi, di quelle che alimenteranno la crescita sostenibile della nostra regione. Avranno sostegno concreto anche attraverso la rimodulazione delle risorse di cui disponiamo.